Signori, il video pool più atteso dell'anno è arrivato! Andiamo a spendere 10k. Ah no, oggi non è più il pesce d'aprile. Non posso fare queste battute di merda. Va bene, e ragazzi, Kale, Dock and Jump, pool, andiamo. Ok, signori, ci siamo. Siamo in game. Dopo piccola gag simpatica. Quanto cazzo sono simpatico? Lasciate un like, ragazzi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. E se non l'avete fatto, condividetelo anche con i vostri zii, non lo so, qualche cuginetto, qualche sorellina, poi vabbè, fate voi, non dico altro. Allora, siamo qui per pullare quest'oggi su Kale, che tutto è tranne che una donna, non ragazza. A me sembra che questa c'ha due. Allora, vi faccio vedere il banner velocemente. Abbiamo una simpaticissima Kale che a tour, come vedete, è ancora più dopata rispetto alla versione SSR, perché qua, capite, dalla distanza, da vicino, c'è cioè il bicipite più formato, capito? Più in bella mostra. Poi abbiamo Frost che ho già registrato il reattore video showcase, ma voi vedrete, credo, domani. E preferisco non trovarlo. Ecco, mettiamolo in questo modo. Se devo scegliere tutto tranne Frost, ma vabbè, il gioco mi darà Frost perché quando sto registrando è il 1º d'aprile. Quindi potrebbe farmi un bel troll, grazie al gioco. Kou Kid che mi manca sul Jap, uno dei primi premi. Non il primo premio, perché il primo premio sarebbe Kale. Però mi mancherebbe da prendere. Loro pure non ce li ho sul Jap. Loro. Boh. Ci avranno un'ezza. Adesso che sto registrando non è stato annunciato nulla. Poi, darsi durante la celebrazione, fanno l'ezza pure di loro. Credo sia un po' eccessivo, probabilmente se fanno l'ezza, fanno prima a lei l'ezza piuttosto che a quelle due. Anche che sta cosa è una cafonata, io mi pare che ce l'ho full sul Giappo, quindi evitiamo, è meglio. Ginyu, il capitano non si fa, ma non so perché Ginyu è stato rifiutato dalla società ed è stato messo come ultimo personaggio banner, quando si meriterebbe uno dei primi posti. Mio capitano, mio solo capitano, io ce l'ho Ability Free, mi pare, quindi trovare il capitano non mi farebbe schifo. Per il resto, signori, pullo perché principalmente mi manca un po' tutto. L'unico che non vorrei trovare è lei, sincero. L'unica proprio che non voglio trovare. Poi il resto mi manca un po' tutto. Alcuni c'ho l'ability bassa. Quindi, signori, sperando che questo banner ci possa dare fortuna. Lo so che oggi è il 1º d'aprile, quindi il gioco potrebbe trollarmi. A me già il gioco mi trolla normalmente. E c'è ancora, in realtà ancora attivo il banner di Go God, ma noi già l'abbiamo trovato Go God sul Jap. Quindi non ci interessa più. Pullerò massimo, proprio massimo, 200 stone. Anche perché tra poco c'è la Golden Week e non si sa mai cosa possano rilasciare. Quindi probabilmente mi faccio i cavoli miei. Pullo giusto 200 sto perché il personaggio merita. Kale merita. È veramente un bel personaggio. Specialmente per con l'ezza di CKLR. Sarà tanta roba. E speriamo che il gioco mi possa regalare una gioia. Una minima gioia. Ecco, vediamo. Signori, prima summon. Sperando che io in realtà non c'ho manco l'audio del gioco. Quindi. Ma manco voi in realtà. Quindi se fa come sempre qualità. Tua madre sorella. Cavacca. Non sento niente. Prima animazione da buttare, assolutamente. Bella multi di merda. Manco si trasforma. Goku si rifiuta addirittura di trasformarsi perché mi schifa. Se non lo sapevate questa cosa, Goku mi schifa. Oh! Attenzione. Goku forse mi vuole ancora un pochettino bene. Forse, dipende. Questo, o potrebbe essere una bella multitroll per il 1º d'aprile. Secondo me ci potrebbe stare. Sarebbe molto divertente come cosa. Freezer, va bene. Trunks Green, ma è Green, ma madonna, sì. Trunks Tech, ma sì, Legends mi sta entrando nel cervello, è una brutta cosa. Devo eliminare quella robaccia, via. Bergod Mod, che è comunque un universo di Saga, quindi capito, ci stiamo avvicinando a quella zona. Yamcha. Chaozu. Ginyu. In realtà potremmo trovare anche Ginyu, perché non è che il porco là vuol di ga banner garantito. Fake out, attenzione. Attenzione! Goku Kid! Buonissimo, signori! Buonissimo! Non ce l'avevo e adesso lo porto. No, pensavo ci fosse un altro dei ban! Ci avevo creduto! Finalmente riesco ad avere la prima copia. Infatti, se controllo, non ce l'avevo proprio. Infatti, come vedete, è la prima copia che trovo. GG per Goku Kid! Mi piaceva trovarlo anche sul Global. Sul Global, scusate, sul Jap. E tanta roba, signori! Goku Kid trovato! Prima multi si gode, signori, si gode. Facciamo la prossima. Ultime 150 stone, in realtà. Come sono le prime, come le ultime. Poi vediamo. E Tiri Chaozu, attenzione. Oh, devo dire che il 1º d'aprile è giustamente, capito, perché io sono un troll. Quindi il mio account è un troll sul Jap. E funziona un po' a cavolo di cane. Questo Go God non è che mi ispira tantissimo. Però Tiri Chaozu, secondo me, possono regalare grosse soddisfazioni in questo banner.
Vediamo, vediamo. Devo dire che per il momento siamo partiti bene. Però noi potremo partire a razzo e finire. Sappiamo noi dove. Capitano Gino SR. Frost, mamma mia, ci sono un fottio di Frost e cosa. Oh, eccolo qua. Oh, io l'ho detto a inizio video. Tutto voglio tranne che Frost e il Salmon che non mi piace. Vabbè, che, sicuramente non mi lamento perché è il personaggio nuovo. Però se dovevo scegliere tra lui e Kale, assolutamente Frost. Sicuramente, va bene. Abbiamo trovato anche Frost, devo dire che una seconda multi ben che guadagnata. Vegeta blu, vabbè, Vegeta blu, una merda. Va bene, Frost, seconda multi, lo accettiamo, lo locco. Lo locco, probabilmente non lo potenzierò mai. L'unico modo che gli potenzierò SA sarà con le copie SR che pullerò. Signori, terza multi, dai, gioco, dacci qualcosa di bello. Una Black Rift, sarebbe Io poi quando faccio ste cose, no, sembra che tipo ho attivato i cheat in gioco. Ma mi succede sempre sta roba. Cioè io dico una cosa e si avvera. Adesso non so, dammene due di Kale, cioè. Ma io non comici. Ma io stavo parlando così perché ho detto dammi una Black Rift. Manco il tempo di finire di Black Rift. Anzi, comunque lo script è bello pesante. Il primo d'aprile, mi sa che dovrò pullare più spesso il primo d'aprile. Tanta roba il primo d'aprile. Signori, uscivo pure Zeno, era per il meme proprio. Black Rift, e noi ci finiamo qua, 150 stone, Go Kid, Frost e Kale. Ma vedete pure un Ginyu dentro così per ride. E io me ne vado contentissimo. Minchia signori, la sculata di idee abbiamo fatto. Madonna, Black Rift così unexpected proprio. Io ho detto vabbè, mo avrei pullato, massimo trovavo un Ginyu, comunque una CK deck, è buona. E invece... Kale AGL, proprio lei, quella sottoeffetta di steroidi, capito? Bello, Zimmi, veramente la cercavo, sicuramente sempre nel mio minimo, nei miei poche stone che ho. Però tanta roba perché, ripeto, con legge di CKLR AGL, secondo me, sarà una bella accoppiata lei con l'LR. Tanta roba, signori, GG, contentissimo. Potresti farmi regalino? Guarda, non voglio nient'altro, veramente. Basta, basta. Sin SR. Va bene così, gioco, va bene così. Kale Frieza, oh Frieza che va in combo con Frost, capito? Va bene. Signori, noi ci possiamo fermare qua. Minchia, mi sono conservato anche 50 stone. Buttale via, 50 stone in più per la Golden Week. Dopo, ma dopo 150 stone abbiamo pullato, sì, 150 stone, Kale, Go Kid e Frost. Signori, io me ne vado pulitissimo da queste summon. Sono contentissimo e felicissimo di averla trovata, anche perché, ripeto, mi piace molto il personaggio ed è fortissimo, quindi assolutamente nulla da dire. Signori, io vi saluto, fatemi sapere sotto nei commenti se ci avete pullato o se giocate Globe e l'aspettate, perché in realtà dovrebbe uscire questa Kale verso settembre-ottobre forse sul Global. Quindi ragazzi, dovete aspettare un pochettino, è post anniversario dovrebbe uscire sta Kale. Quindi buona fortuna a voi che aspettate, tante belle cose. Io sicuramente la potenzierò, la proverò e... Tanta roba ragazzi, tanta roba. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.